Buonasera a tutti, complimenti a Piero e alla Virtus per la vittoria. Abbiamo praticamente inseguito dall'inizio alla fine senza mai riuscire ad agganciare, ci siamo solo avvicinati qualche volta. Onestamente oggi alla squadra c'è un po' poco da dire perché chiaramente l'infortunio di Klimt ci ha un po' condizionato e la cosa che dobbiamo fare è in questo momento di difficoltà c'è bisogno di fare un passo avanti e dare qualcosa in più a tutti, qualsiasi cosa, e perché poi diventa ancora più difficile giocare con rotazioni ridotte. E chiaramente poi siamo stati in difficoltà. È inutile sottolineare come poi alla fine la presenza di Jefferson, anche se non ha segnato tantissimo, poi ha creato molti problemi, perché ovviamente dovevamo stare particolarmente attenti visto il mismatch. La squadra oggi non ha seguito il passo che avevamo fatto alla partita di Trento, e abbiamo fatto un passo indietro e dobbiamo ritornare a lavorare ancora più forte per andare avanti. Domande per il coach? Sì, Federico, quando è il momento di stringere le file alla tua squadra si sfilaccia un po', questo è un po' qualcosa che avviene dalla prima partita. Quello che dicevo prima, poi nei momenti chiave bisogna essere più pronti, fare un passo avanti, e noi anche oggi, quando quasi la stavamo ciuffando, non l'abbiamo fatto, abbiamo fatto delle azioni difensive a zona in cui li abbiamo fermati, e poi nel momento chiave abbiamo fatto due cappellate complete che ci sono costati 5 punti. Questo è bene che ne impariamo il più presto possibile, perché altrimenti poi finisce sempre così. E a parte l'infortunio di Chapman, che è stato sicuramente un peso per tutta la partita, ci è sembrato, seguendo la partita intera, che la squadra di Bucchi era, diciamo così, anche raggiungibile. In realtà non l'abbiamo mai raggiunto, questi sono i fatti. Abbiamo lottato, però bisogna, quando si gioca a pallacanestro, lottare per noi è il minimo, e poi bisogna fare dei passi, perché poi quando c'è stato il momento di vincere la partita, la Virtus ha fatto le due cose che doveva fare e noi non le abbiamo fatte, molto semplicemente. Buonasera. 15 rimbalzi in attacco, dice il Tabellino, significa che i tuoi uomini c'erano, in attacco c'erano, magari i secondi tiri sono andati meno bene, però... Ma quello che dicevo, purtroppo stiamo sbagliando dei rigorini, oggi abbiamo sbagliato meno tiri liberi, poi abbiamo sbagliato comunque tanti, e queste sono cose che sono anche dettate un po' dalla tensione, un po' dal fatto che e questa è la pecca più grande, continuiamo a palleggiare questa palla anziché passarcela, e quindi poi alla fine tiri che fai fatica. Onestamente sui rimbalzi in attacco credo che nel secondo tempo noi abbiamo poi fatto molto meglio, perché se non mi sbaglio era 10 all'intervallo, anche perché onestamente poi nel secondo tempo continuavano a fare terzi tempi, quindi poi era anche difficile che sbagliassi. Stai pensando a qualcosa di più? No, noi siamo per far girare la squadra. Non penso dipenda solo ed esclusivamente da loro, per cui sicuramente abbiamo una tendenza a palleggiare un po' troppo. È una cosa su cui stiamo lavorando, evidentemente non abbastanza, perché poi bisogna anche vedere cose come stanno, o non abbastanza bene. Devo dirti che in settimana l'impressione è stata che la palla ce la passavamo,
Oggi no. Oggi no, poi sicuramente anche per la colpa della Virtus, però oggi sicuramente non ci sono passati la palla. Grazie. Fabrizio, buonasera coach. L'assenza di Chapman alla fine poi ha pesato. C'è niente da fare. Cosa devo dire? Non lo dico. Questi siamo e con questi dobbiamo provare a vincere le partite. Non ci stiamo riuscendo, dobbiamo fare meglio, punto fine, cioè, o se no la prossima volta si fa male Chapman andiamo a casa, abbiamo preso presto, cioè cosa dobbiamo fare, cioè, questa è un'altra cosa che dobbiamo capire, cioè, ci mettiamo a piangere perché ci fa un altro, capita, Roma la prima giornata è andata a Bologna senza Dyson o Jefferson, è andata e ha giocato, passerà. E una scavigliata quanto tempo si prevede? Non lo so, non lo sappiamo.